Ragazzi, guardate tutto questo video e fatemi sapere che cosa ne pensate di questo PES 2019. Che impressioni vi ha fatto? Vi è piaciuto? Non vi è piaciuto? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io vi lascio al video, ascoltate anche il mio parere. Buona visione, bella! Bella a tutti ragazzi, qui è Giù360, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui finalmente tornati con un nuovo video alle 19. Come avete visto dal titolo e come avete visto anche dall'immagine di copertina, oggi siamo qui con il primo video su PES 2019. Ieri, se non sbaglio, o l'altro ieri, non so quando voi vedrete questo video, è uscita la demo. Ancora non l'ho provata, l'ho appena aperto, ho fatto l'installazione e subito ho premuto il pulsante per registrare, quindi non so niente. Non so che cosa ci aspetta, non so come sarà questo gioco, non so nulla. Ovviamente, come ogni demo di un gioco di calcio, possiamo fare delle partite amichevoli e quindi divertiamoci un po'. Proviamo insieme un po' tutte quante le squadre e vediamo un po' che cosa salta fuori. Questo è l'elenco di tutte le squadre che possiamo provare: Barcellona, Schalke, Liverpool, Inter, Milan. Purtroppo solo due italiane, Inter e Milan, quindi niente Juve, niente Napoli e niente altre squadre. E poi abbiamo anche due nazionali, Argentina e Francia. Visto che ho messo la maglia del Barcellona, io direi di partire con un bel Barcellona-Liverpool. Ma sì, partiamo così: Barcellona-Liverpool, poi dopo facciamo Milan e Inter. La durata della partita è impostata a 5 minuti. Va bene così. Vediamo la formazione, vediamo un po' stadio. Perché ho messo stadio? Formazione, eccola qua. Schema di gioco, non mi sembra cambiato più di tanto, sinceramente. Io a PES 2018 ho giocato veramente poco, quindi non so fare dei paragoni. Abbiamo José comunque, ragazzi. José, che abbiamo avuto al Barcellona B, che metto sicuramente in panchina. E abbiamo anche Alegna, giocatore che abbiamo allenato sempre nel Barcellona B. Comunque confermo questa rosa qui, 4-4-2 con Suarez e Messi. E andiamo a sfidare questo Liverpool. Vediamo un po' com'è questo gioco. Queste qui sono le mie scelte e noi signori ci vediamo in campo. Eccoci qua, bellissima questa inquadratura. Mamma mia, ho tolto anche la webcam per farvela vedere. Veramente stupenda. Un Camp Nou straordinario. Vi faccio vedere proprio tutto l'ingresso, perché la grafica merita, ragazzi. La grafica è sempre stato un punto di forza di PES. Forse l'unico punto di forza, non lo so, però complimenti alla grafica. Si migliora di anno dopo anno e si vede. Inquadrature veramente spettacolari. Sembra veramente di stare in campo, sembra di vedere proprio il drone che riprende la partita, o comunque l'ingresso dei giocatori. Veramente, veramente stupendo, ragazzi. Mi sembra di essere lì. Complimenti. Inquadrati anche i giocatori del Liverpool. Anche Salah, stai attento alla spalla, Salah, che ti fai male. Tutto bene, tutto bene. Vediamo anche le grafiche. Ok, carine, carine, accettabili. Niente in confronto comunque al panorama che abbiamo appena visto. Dai, direi che possiamo partire. Ho skippato, vediamo un po' com'è il gioco. E inizia adesso Barcellona-Liverpool. C'è Tiki Taka, la tattica Tiki Taka hanno messo. Ho letto Tiki Taka in basso, sarà la tattica predefinita del Barcellona, credo. Comunque questa visuale non mi piace tanto, aspettate un attimo, eh. Ho provato con questa, non lo so, non so se è cambiato qualcosa, ma non ne ho trovata una che mi piace. Rakitic, diventa buona per Busquets, il tocco per Lione e Messi, primo pallone, vediamo se riusciamo a fare qualche skill a random. Messi, appoggia la grande per Suarez, vorrei provare a fare qualche tiro. Messi, con calma, Messi, prova a passare. Messi con il mancino e pallone fuori. Ok, si dispera il nostro Messi. Iniesta, raga dalla trovato per Jordi Alba. Jordi Alba con calma, appoggia indietro Iniesta, la finta di Iniesta, appoggia per Rakitic, vediamo se riesce a tirare con il destro, con la testa l'ha presa Robertson. Calcio d'angolo, vediamo un po' se riusciamo ad azzeccarli. Sembrerebbe buono, di testa colpisce Messi, poi nessuno riesce a tirare, e dai, e fine primo tempo di già. No, attenzione qui, brutto pallone perso, occhio, meno male che questi fanno schifo, non so che difficoltà sto giocando, però noi facciamo più schifo di loro. Pallone dentro, ha segnato il Liverpool. Non so con chi, vediamo se c'è scritto o no. Ha segnato qualcuno. Ho inserito l'attacco totale comunque, vediamo se cambia qualcosa. Busquets, 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 appoggia dentro, bellissimo, per Messi. Perché sbaglia? Perché c'è Karius? Insistiamo ancora però. Suarez, appoggia dentro per Piqué, con calma, Rakitic, appoggia per Coutinho, ragazzi, un gol lo voglio fare. Coutinho, il tocco bellissimo, per Messi. Messi, la frenata, Messi è parata ancora di Karius, e dai. Hanno appena fatto vedere le statistiche, 9 tiri a 1, non c'è niente da fare, ragazzi. I giochi di calcio
calcio sono tutti così, 9 tiri a 1 e perdiamo 1-0. Busquets diventa buona per Iniesta che fa correre Jordi Alba all'88esimo, prova a metterla dentro, forza Jordi Alba, il cross sembrerebbe buono per nessuno, che schifo di cross che hai fatto Jordi Alba, mamma mia, l'arbitro fischia la fine, ha segnato Roberto Firmino il gol della vittoria e perdiamo la prima partita ufficiale giocata su PES. Cambiamo squadra, voglio provare il Milan e sfidare ovviamente l'Inter, vediamo un po' come va. Formazione ovviamente lasciata uguale, i migliori sono già tutti dentro, c'è anche Kalinic, quindi se c'è Kalinic di sicuro perdiamo, quindi mettiamo Cutrone. Per il resto invece sembra andare tutto bene, Cutrone 78 comunque con Icardi dall'altro lato 87, chissà se sono le valutazioni aggiornate oppure no. Comunque questa qui ragazzi è la formazione, Bonucci ovviamente ancora lì, le rose non sono aggiornate e noi signori ci vediamo in campo. È tutto pronto, ci siamo, solito stadio, si può giocare se non sbaglio solo al Camp Nou, quindi non vi lascio vedere di nuovo tutta quanta l'entrata spettacolare che comunque merita, ci sono ovviamente i tifosi del Milan e ci sono anche i tifosi dell'Inter lì in lontananza, ma ci sono, e direi che possiamo subito iniziare ragazzi, cercando di segnare un gol, riusciamo a fare un gol in questo video? Non lo so, inizia adesso Milan-Inter, Çalhanoğlu, attenzione qui, il tocco per Cutrone, con il mancino Cutrone, è suo il primo gol, esultanza, apriamo un tasto a caso, vediamo che cosa fa, ok, il pugno in alto, va bene, Cutrone comunque sblocca questo video su assist di Çalhanoğlu, molto bene, finalmente ci sblocchiamo, ho provato a cambiare visuale, questa qui mi sembrerebbe già meglio, perché a me piace vedere più campo possibile, Buonaventura, ci siamo ancora noi, Çalhanoğlu, prova a fare una finta, bravissimo, incrociala, e pallone fuori di poco, bella azione, bel tiro, adesso tocca all'Inter però, stiamo attenti, super parata di Donnarumma, non era facile e ci mette la manona e poi sbatte anche contro il palo. Consiglio veloce, ok, posso fare le sostituzioni veloci, praticamente le stesse cose che ci sono su FIFA, penso, non lo so. Calcio d'angolo comunque, stiamo attenti di testa, pallone fuori, ragazzi stiamo calmi, vediamo se riusciamo a fare qualche cambio, sì, fuori Cutrone, fuori Suso oppure fuori Çalhanoğlu, ah ok, questo mi piace perché posso scegliere praticamente ogni singolo giocatore mentre sottoscorre il replay, questa cosa è bella, togliamo uno a caso, Biglia, e possiamo mettere e mi dice già tutti i giocatori che possono giocare in quel ruolo, no, mi esce tutta la panchina, va bene, sarebbe stato meglio se mi avessero messo, e che stai facendo però, mi togli, è il cambio, non posso farlo più, ma PES, ti sto elogiando per una cosa giusta e mentre sto facendo il cambio non me lo fai più fare, vabbè, stavo vedendo, cioè datemi un secondo per decidere chi inserire in campo, mannaggia, attenzione qui però, sono messi male, Buonaventura, la frenata, Buonaventura, ho sbagliato tutto, pallone fuori, mi sono un po' incartato perché potevo tirare prima, posso fare un cambio, cioè giusto per curiosità, ne voglio fare uno, fuori Biglia, dentro Montolivo, vediamo la grafica, vediamo che succede, Biglia ovviamente cerca di perdere tempo perché stiamo vincendo con il giocatore dell'Inter, Santon, credo, non lo so, che lo spinge fuori, entra Montolivo con la gobba, che tiene Montolivo, mal di pancia, comunque mamma mia è entrato, va bene, attenzione qui però, attacca l'Inter, la finta, occhio, fermatelo, Icardi, Donnarumma, mamma mia, in qualche modo, come ha rilanciato male, attenzione, in qualche modo riusciamo ad uscire, ancora l'Inter però, occhio, dall'altro lato, siamo attenti, Perisic, ancora Donnarumma che la prende, abbiamo scoperto il portiere buggato di questo PES, doppia parata micidiale, adesso calcio d'angolo, stiamo attenti, di testa, non ci arriva nessuno, Suso spazza via, arbitro potresti fischiare, bene, vinciamo la prima partita di questo video, Candreva pensierioso, mi dispiace ma hai perso, Bonucci davvero capitano, in boga la folla e possiamo andare avanti, 4 tiri a 4, ok, questa partita è stata molto più equilibrata di quella di prima, cambiamo squadre perché mi piacerebbe giocare con le nazionali, vediamo un po' cosa salta fuori, ovviamente scelgo l'Argentina di un certo Lionel Messi e affrontiamo la Francia campione del mondo, Higuain lì davanti con doppio trequartista di Bala Messi, ok, è la difesa 3, va bene dai, va bene, possiamo usufruire anche di Agüero volendo, però ragazzi mi gioco la carta del Pipita, speriamo bene, la Francia invece ha Mbappé con 83, ma di sicuro non sarà quello il suo overall, perché qui su FIFA quando un giocatore cambia posizione cambia anche il suo overall, tipo se Higuain lo metto seconda punta diventa 81, comunque tutti confermati, ho rimesso ovviamente Higuain al centro e possiamo andare a giocare contro la Francia di Mbappé, è tutto pronto, ci siamo, questa volta siamo al Camp Nou, ma che novità, si gioca al Camp Nou Argentina-Francia, lo stadio ovviamente di un certo Lionel Messi che indossa la fascia di capitano, prima
arriva il capitano, giustamente era Iniesta. Comunque, saltiamo il replay. Attenzione, questa cosa mi interessa però delle tattiche. Devo premere LT, ecco perché. Me lo dovete dire a inizio partita però, cioè nel senso alla prima partita, non alla terza. Perché io cambiavo ma non mi cambiava niente. Non sapevo che dovevo premere LT. E posso cambiare appunto tutte quante le impostazioni, le tattiche anzi, ok. Adesso lo sappiamo, molto bene. Di Maria comunque, appoggia per Messi, che da terra in qualche modo allarga per Higuain. Dentro per Messi, 1-2 con Higuain, che allarga dall'altro lato, bravissimo per Dybala. Dentro per Higuain, che con il mancino non sbaglia. Che azione ragazzi, vediamo un po' l'esultanza di Higuain, vediamo che cosa mi fa. Pugno, sì, solito pugno e passiamo in vantaggio. Poi piano piano scopriremo anche tutte quante le varie esultanze. Adesso tocca alla Francia con Mbappé, che appoggia per Giroud. Stiamo attenti, il tocco per Lemar, che sbaglia tutto, invece no, in mezzo a tre. Come sta facendo Lemar? Pallone fuori. Oh, troppo spazio per Lemar. Ne approfitto comunque per dire una cosa che mi piace tanto di questo PES, o comunque dei PES. Adesso non mi ricordo se era così anche l'anno scorso. Faccio l'azione e poi ve lo dico. Higuain comunque, uno contro uno, uno contro uno. Higuain, stiamo attenti. Pallone fuori, con il punto nazzo ci ha provato. Comunque, stavo dicendo che su questo gioco possiamo vedere se la squadra avversaria si trova su offensiva, su equilibrata, su attacco totale o su difesa d'oltranza. Questa cosa è veramente molto utile. Dybala ci prova e parata di Lloris. Ad esempio, se vedete in basso a sinistra, la Francia si trova non su attacco totale ma su ultra offensiva. Manca un'attacca per arrivare all'attacco totale. Questa cosa è molto utile perché in base a come si schiera la squadra avversaria noi possiamo rispondere. A volte su FIFA capiamo che la squadra avversaria si trova su attacco totale perché c'è la barra, anzi c'è il difensore centrale che si trova in attacco, traversa piena, poi rimane lì. Mamma mia, onde rimasta a terra, poi la tiene lì Armani. Siamo fortunati qui, molto fortunati. Salvio, occhio qui, perché c'è Salvio titolare? L'ho visto adesso, non lo so. Salvio comunque, la frenata, Salvio, doppia frenata, bellissima con il destro, parata del portiere, ci ho provato. C'era Messi dentro, occhio perché si è stirato Mendy, penso. Si è stirato, non lo so. Bella comunque questa inquadratura, non ce ne frega niente di Mendy, però bella. Calcio d'angolo comunque, lo batte Banega, sembrerebbe buono, di testa non ci arriva nessuno. Un minuto di recupero, vediamo se c'è tempo per fare un'ultima azione. Arbitro, fammela fare, la voglio fare. Higuain, raga dall'altro lato, no. Grazie arbitro che fischi, va bene così comunque, non fa niente. Vinciamo 1-0 anche questa partita. Purtroppo su questa demo non si può modificare. Attenzione perché Higuain si leva la maglia. Mamma mia, bellissimo, bellissimo Higuain. Con tutto il rispetto per Higuain, no, con tutti i giocatori che hanno un bel fisico, proprio Higuain fanno vedere che si leva la maglia. Comunque, complimenti. Ho giocato poco a PES l'anno scorso, ma però non mi sembra di aver visto un'immagine così. Mi fa piacere, complimenti a Higuain che ha segnato il gol. Complimenti assolutamente a PES per l'inquadratura. E adesso possiamo andare a giocare l'ultima partita di questo video. E giochiamo una partita un po' ignorante, Colo Colo Palmeiras. Vediamo un po' cosa esce fuori. Formazione ovviamente confermata, ma perché vado sempre su stadio? Devo andare su schema di gioco. L'ho fatto in tutte le quattro partite. Comunque, non conoscendo praticamente nessuno, ci fidiamo degli overall e quindi confermiamo tutti. Stessa cosa per il Palmeiras, che sulla carta sembrerebbe più forte di noi. Anzi, tolgo il sembrerebbe, sono più forti di noi praticamente in ogni ruolo qua. Mamma mia, sarà dura comunque, calcio d'inizio e vediamo cosa esce fuori. E tutto pronto, ci siamo, le squadre stanno entrando in campo, skippiamo l'entrata che abbiamo visto già 200 volte e inizia adesso Colo Colo Palmeiras. Attacchiamo noi con giocatori sconosciuti, purtroppo non c'è il nome sul giocatore, quindi faccio fatica a fare la telecronaca. Attaccano loro adesso, stiamo attenti, pallone dentro, cerchiamo di tenerli, allarga dall'altro lato, pallone dentro, basso di tacco, e che cos'è questo? È il Barcellona ragazzi, questo è il Barcellona. Complimenti, complimenti a Dudu, capitano del Palmeiras, che esulta. Valdés diventa buona per Paredes, il tocco ancora per Valdés, ora tocca a noi. Quanto sei lento Valdés, mettila dentro, che schifo di cross e che testa storta, mamma mia. Carmona, attenzione qui che sembrerebbe buono, scattami dentro, ma cos'è, la prima punta che torna indietro, ma che movimento ha fatto, dai. Valvida la mette dentro, bellissimo, che schifo. Dai ragazzi, dai, Paredes, il tocco per Carmona. Carmona, guarda Paredes che questa volta si muove alla grande. Questi sono i movimenti di una prima punta. Grande Paredes, capitano della squadra. Primo gol messo a segno, guardate lì che esulta contro la telecamera volante. E pareggiamo la partita. Sono curioso di vedere se ci sono i calci di rigore alla fine della partita. Valdés, 88esimo, non so se segnare perché vorrei battere i calci di rigore. 88esimo, cosa facciamo ragazzi? Pareggiamo, pareggiamo, dai.
dai, non crosso. Zero di recupero. Puoi fischiare, arbitro. Puoi fischiare perché voglio vedere come hanno fatto i calci di rigore. Non penso di fare altri video su questa demo, quindi se hanno messo i calci di rigore voglio vedere un po' come li hanno fatti. Vediamo un po'. È bello che non c'è proprio niente e la partita è finita. No, dai. Datemi rigori. Datemi rigori, per favore. Non potete farla finire così. Ma chi ci voleva mettere i calci di rigore? Dai. Li devono ancora fare. Li stanno ancora lì che li stanno programmando. Non lo so. Comunque, finisce qui. Migliore in campo Dudu con 7.5 e andiamo al menu principale. Comunque, io spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. Lo termino qui. Purtroppo non si può fare più niente. Si può fare una partita veloce giocando online. Si può fare anche una partita in coppa, massimo 3 contro 3. Purtroppo io sono da solo e quindi non posso giocare qui con nessuno e quindi posso fare solo delle partite in esibizione. Comunque, non credo di fare altri video su PES, anzi sulla demo di PES, ma di sicuro al 100% porterò PES 2019 sul canale. Gioco che uscirà il 30 agosto di questo mese, ovviamente il 30 agosto. Quindi uscirà un mese circa prima di FIFA. Quindi se tutto va bene, in quel mese appunto di settembre vorrei dedicarmi un po' a PES. Proveremo a fare il campionato Master, proveremo a fare Divento Mito, magari con una sera alle 19, non lo so. Comunque ne voglio approfittare, diciamo, di quei 20-30 giorni di distacco tra PES e FIFA. Detto questo, io spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace e soprattutto fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa demo. Si può giocare gratuitamente sia su PS4 che Xbox One, quindi vi basta scaricarla, ne vale la pena, e fare un paio di partite. Se devo dire rapidamente cosa mi è piaciuto proprio così giusto in 2 minuti, dico che la grafica è spettacolare, ma questo già si sapeva perché PES ha sempre sfondato con la grafica. Un'altra cosa che mi piace veramente tanto, è il fatto che i cambi veloci si possono fare appunto guardando tutta la formazione. Io su FIFA 19 non ho praticamente mai usato i cambi rapidi perché sono solo 3, se non sbaglio, non mi ricordo neanche. E comunque, volendo, te li puoi programmare prima della partita, ma senza giocare alla partita difficilmente tu riesci a capire quali cambi ti servono. Invece, facendo così, vedendo, scorrendo praticamente con le freccette tutta quanta la panchina, tutta quanta la rosa, puoi fare tutti i cambi che vuoi. Questa cosa veramente mi è piaciuta. Un'altra cosa molto bella è che Higuain si è tolto la maglia. Io veramente su PES 2018 non ho mai visto una cosa del genere. Io comunque non mi sono informato molto, avrò fatto 3 partite su PES, quindi di sicuro magari è stata fatta 1000 volte e io non l'ho mai vista. Comunque è la prima volta che lo vedo e mi è piaciuto. Detto questo, io vi saluto veramente, mi raccomando lasciate un bel mi piace se questo video vi è piaciuto. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!